Alle sue origini, il pianeta Terra era una sorta di inferno primordiale, bersagliato da miliardi di asteroidi e comete. Il Sole era molto più debole e la Luna decisamente più vicina alla Terra. Non c'era acqua. La superficie era bruciata dalle radiazioni ultraviolette e le eruzioni vulcaniche immettevano gas nocivi nell'atmosfera primitiva. Com'è possibile che un pianeta così ostile si sia trasformato nella culla della vita e della razza umana? La nostra Terra ha oltre 4 miliardi e mezzo di anni. Per comprendere meglio l'enormità dei tempi geologici, immaginiamo di comprimere l'intera storia del nostro pianeta nelle 24 ore di un singolo giorno. Tornando indietro con le lancette, scopriremmo che il primo essere umano è apparso sulla Terra soltanto 30 secondi prima della mezzanotte. I dinosauri sono comparsi intorno alle 22:50 e il primo essere vivente pluricellulare alle 21:05. Prima di allora esistevano solo organismi monocellulari apparsi quando mancavano pochi istanti alle 4 del mattino. Durante la prima ora del nostro ipotetico giorno, una serie di eventi straordinari trasformò un pianeta inospitale e violento nel mondo che conosciamo. La storia della formazione della Terra inizia ben prima dell'ora zero. E cioè, quando il nostro pianeta roccioso non era altro che polvere fluttuante nello spazio. Polvere generata dall'esplosione delle supernove, enormi stelle giunte al termine del ciclo vitale. Dalle supernove sono scaturiti tutti gli elementi che oggi conosciamo: ferro, carbone, nonché l'oro e sostanze radioattive come l'uranio. Quando la polvere stellare si raffreddò, divenne più densa. La gravità iniziò ad esercitare la sua forza e la nube di polveri collassò verso il suo centro, formando un gigantesco disco rotante, la nebulosa solare. Al suo centro nacque una stella, il nostro Sole. L'idrogeno e l'elio furono proiettati alle estremità del disco, dove, condensandosi, formarono i pianeti gassosi. Più al centro era rimasta una nuvola di polveri che orbitava intorno al Sole. Ruotando intorno al Sole primordiale in piccole orbite, i grani di polvere che viaggiavano più vicini a volte si scontravano. Anche nelle nostre case ci sono fenomeni di aggregazione simili. Se guardiamo sotto il letto, infatti, probabilmente vedremo delle particelle di polvere che si sono agglomerate in piccoli gomitoli. Urtandosi a bassa velocità e con una scarsa angolazione, i corpuscoli possono addensarsi e ingrandirsi progressivamente. Con le continue aggregazioni si formarono le rocce. La violenza delle collisioni generava un enorme calore. Talvolta le rocce, scontrandosi, si distruggevano l'un l'altra.
Se la collisione era frontale o la velocità molto elevata, allora andavano in frantumi, come se si sparasse un proiettile contro un muro. Tuttavia, alcune rocce resistevano e man mano che si ingrandivano, la loro forza di gravità aumentava, attraendo numerosi altri corpi. Dopo 10.000 anni, questi cosiddetti planetesimali divennero tanto grandi da formare ammassi di roccia larghi fino a 15 chilometri. Da piccole palline da golf divennero palle da rugby, quindi raggiunsero le dimensioni di una casa e infine di una città. Ma solo pochi di questi corpi erano destinati ad ingrandirsi più di qualunque altro nel sistema solare. Quando una ventina di planetesimali raggiunsero le dimensioni della nostra Luna, si scontrarono e si combinarono tra loro fino a diventare i quattro pianeti rocciosi del sistema solare: Mercurio, Venere, Marte e la nostra Terra. Era l'ora zero e la storia del nostro pianeta era iniziata. La giovanissima Terra era una palla di roccia ricoperta di lava incandescente. È quasi impossibile per gli scienziati stabilire la data esatta della nascita del nostro pianeta, perché le tracce di ciò che accadde allora si sono perdute nel tempo. Gli unici indizi disponibili provengono dagli altri corpi celesti che si sono formati nello stesso periodo. Asteroidi e detriti di roccia rimasti dai tempi della formazione del Sistema Solare. Tra l'orbita di Marte e quella di Giove, miliardi di miliardi di corpi rocciosi sono intrappolati nella cintura degli asteroidi. Alcuni di loro hanno la stessa età dei granelli di polvere che hanno formato la Terra. Occasionalmente, gli asteroidi entrano in collisione tra loro. E ogni anno, 40.000 tonnellate di materia vengono espulse dalla loro orbita e arrivano sulla Terra sotto forma di meteoriti. Alcune possono pesare fino a 200 tonnellate. Una meteorite che ha illuminato i cieli del Canada ora ci permetterà di fare luce sul nostro lontano passato. All'alba di martedì, una palla di fuoco ha tracciato il cielo sopra Whitehorse, nello Yukon meridionale. Coloro che hanno assistito allo spettacolare passaggio del corpo celeste hanno potuto ammirare questa luminosa scia di polveri. Il primo ad avvistare in Canada questa meteorite fu un pilota del luogo. Alcuni detriti generati dall'esplosione precipitarono nel lago Tagish, che nel gennaio del 2000 era interamente ghiacciato. Il pilota raccolse alcuni frammenti dal ghiaccio e non appena si rese conto di aver fatto un importante ritrovamento, ne spedì alla NASA un piccolo campione. Un esperto in meteoriti della NASA, Michael Zolensky, lo catalogò come condrite carbonacea, una meteorite costituita dalle stesse polveri che avevano formato la Terra. L'ultima volta che abbiamo avuto precipitazioni rilevanti di condrite carbonacea fu 30 anni fa. Per me è stata una fortuna, perché una cosa del genere può capitare una sola volta nella carriera. È una cosa entusiasmante. La NASA mise insieme un team di scienziati per raccogliere quanti più resti fosse possibile. Era un'occasione unica. 3.000 frammenti sparpagliati sulla superficie del lago potevano contenere informazioni sull'origine della Terra. Gli scienziati speravano che i frammenti fossero rimasti incontaminati,
che si trovassero cioè nelle stesse condizioni di quando si erano formati 4 miliardi e mezzo di anni fa. Se quella meteorite era antica, come si sperava, avrebbe rivelato la composizione chimica dei grani di polvere che originarono la Terra. Con grande entusiasmo, Michael Zelensky iniziò ad analizzare il suo primo frammento. Questa meteorite è davvero speciale. Ha un contenuto di carbonio superiore ad ogni altro esemplare e racchiude una percentuale di polveri interstellari più alta di qualunque altro oggetto ritrovato. Contiene inoltre un elevato quantitativo di acqua. Le prime misurazioni indicano che la meteorite del lago Tagish è simile più di qualunque altra alla materia che diede origine al Sistema Solare. Fratture sotto la superficie, tracce di ossidazione. Questa meteorite custodisce l'impronta chimica della Terra, ma i ricercatori dovranno studiarla ancora per decenni prima di svelarne tutti i suoi segreti. Poiché questi frammenti si sono formati contemporaneamente ai pianeti, possono essere utilizzati per datare accuratamente anche il momento della creazione della Terra. Utilizzando la datazione radioattiva, Michael Zelensky e i suoi colleghi sono stati in grado di stabilire che la data di nascita della Terra risale a 4 miliardi e 600 milioni di anni fa. Se cerchi di datare le meteoriti, scopri che la maggior parte di esse ha la stessa età, oltre 4 miliardi di anni. Sono quasi tutte uguali. Si tratta di un lavoro abbastanza monotono. La loro datazione può oscillare di 50 milioni di anni in più o in meno. Quindi, per datare l'età del Sistema Solare, prendiamo come riferimento la più antica. La storia del nostro pianeta era iniziata. Nel nostro giorno di 24 ore, mentre l'orologio si avvicina agli 8 minuti dopo l'ora zero, la Terra si sta preparando ad affrontare la sua prima grande catastrofe. Quattro miliardi e mezzo di anni fa, la Terra era solo un agglomerato di rocce. I vulcani eruttavano enormi quantità di lava sulla superficie calda e ribollente. Il nostro ostile pianeta stava per affrontare il primo dei grandi cambiamenti che l'avrebbero caratterizzato per sempre. Gli elementi radioattivi, intrappolati nel processo di formazione della Terra, riscaldavano il pianeta dall'interno. Contemporaneamente, la gravità attirava dallo spazio enormi quantità di detriti. Fu un bombardamento incessante che provocò il surriscaldamento della superficie. L'effetto combinato fu catastrofico. All'ottavo minuto del nostro orologio, l'intero pianeta era diventato una fornace. Quando la temperatura raggiunse i 1200 gradi Celsius, il ferro iniziò a fondere e a sprofondare. Si ritiene che la Terra fosse completamente liquefatta, una grande goccia di metallo fuso fluttuante nello spazio. In un oggetto completamente fuso, qual era il nostro pianeta, gli elementi più pesanti, come il ferro, affondano progressivamente verso il centro, mentre i più leggeri, ad esempio quelli ricchi di carbonio e di acqua, galleggiano come fossero alghe sulla superficie di un lago. Questa gigantesca migrazione degli elementi è conosciuta come la catastrofe del ferro.
Il ferro che si accumulò al centro della Terra formò un nucleo fuso grande quanto 3/4 della Luna. Questo ferro liquido, girando vorticosamente, produsse una forza invisibile che ancora oggi consente la vita sulla Terra, il campo magnetico. Correnti di convezione all'interno del nucleo, agendo come una dinamo, generarono cariche elettriche che a loro volta trasformarono il pianeta in un enorme magnete con i poli nord e sud. Oggi, una prova evidente di questi tumulti nel cuore della Terra può essere osservata nelle distese innevate dell'Artico canadese. Ogni anno, da circa 30 anni, Larry Newitt del Canadian Geological Survey si dedica allo studio del polo nord magnetico. Larry trascorre settimane intere sui ghiacci a centinaia di chilometri dalla civiltà, a temperature che raggiungono i 20 gradi sotto zero. Conoscere l'esatta collocazione del polo magnetico è un fattore fondamentale per la navigazione. Per questo il lavoro di Larry è molto importante. Di anno in anno si può osservare lo slittamento del polo magnetico. Attualmente si trova all'incirca a 200 km dalla costa canadese. Mentre il polo nord geografico si trova in un punto fisso del globo, quello magnetico cambia continuamente posizione. Per gran parte dell'ultimo secolo si è spostato di circa 10 km all'anno, ma intorno agli anni 70 ha iniziato ad accelerare e ora si muove di circa 40 km all'anno. Se continua così, raggiungerà la Siberia nei prossimi 40-50 anni. Ma è una supposizione. In realtà non sappiamo in che direzione si muova. Il movimento costante del polo magnetico dimostra che le correnti di convezione all'interno del nostro nucleo di ferro liquido si spostano in continuazione. Let's get going. Per individuare la posizione corretta del polo, Larry deve misurare la forza e la direzione del campo magnetico in 8 punti diversi. Devo fare 4 letture della direzione, 4 dell'inclinazione e un paio dell'intensità totale. 89, 13.0. Poiché non sappiamo dove si trova esattamente il polo, possiamo solo eseguire delle misurazioni e determinare la sua posizione con un processo di triangolazione. 2, 6, 8, 35.0. Una volta che ha localizzato il polo, Larry definisce la sua posizione usando un'antica bussola di inclinazione magnetica, una specie di compasso che disegna verticalmente invece che orizzontalmente. L'ago punta su e giù. Il polo magnetico è praticamente il punto sulla superficie terrestre in cui il campo magnetico è perpendicolare al centro della Terra. Senza un nucleo metallico liquefatto, l'atmosfera primordiale si sarebbe dispersa e la vita sul nostro pianeta non avrebbe mai avuto uno sviluppo. Lo spazio cosmico, infatti, è un luogo estremamente pericoloso, attraversato da particelle solari che possono essere 10 volte più nocive delle radiazioni causate da un'esplosione nucleare. Queste particelle hanno origine quando il Sole emette grandi quantità di materia. Un vento solare devastante si dirige verso la Terra a 400 km al secondo, cioè a 1.600.000 km all'ora. Se dovesse raggiungere la superficie del nostro pianeta, eliminerebbe l'atmosfera in poche migliaia di anni. Ma fortunatamente, il campo magnetico terrestre crea uno scudo protettivo che devia questo vento di particelle letali.
Senza il suo nucleo di ferro, la Terra sarebbe una sfera di roccia sterile, con poca o nessuna atmosfera. Questo tragico destino è capitato a un pianeta a noi vicino, Marte. 4 miliardi di anni fa, anche il pianeta rosso aveva un nucleo di ferro liquefatto e un campo magnetico come il nostro. Probabilmente aveva anche un'atmosfera in grado di consentire la vita. Ma poiché Marte è più piccolo della Terra, si è raffreddato e il suo nucleo si è completamente solidificato. Il pianeta rosso ha perso il suo campo magnetico e la sua atmosfera è stata spazzata via dal vento solare. La superficie di Marte, oggi, è un arido deserto bruciato dalle radiazioni solari. Sul nostro orologio sono trascorsi 16 minuti dall'ora zero. La catastrofe del ferro si è conclusa, lasciando le rocce in superficie prive di quel minerale. Grandi aree si stanno raffreddando e solidificando, ma la Terra è ancora un luogo ostile e invivibile. Continue eruzioni vulcaniche riversano gas caldi in un'atmosfera sottile e turbolenta. Era un paesaggio alieno, avvolto da una miscela di gas nocivi, di solfuri e idrocarburi. Forme di vita animale non sarebbero sopravvissute in un ambiente simile. Non c'era ossigeno e non esisteva lo strato di ozono che bloccava le radiazioni ultraviolette. Si preannunciava la successiva catastrofe nella storia del nostro giovane pianeta. Un evento che per poco non lo distrusse completamente, ma che al tempo stesso generò la Luna. Sin da quando i nostri antenati hanno alzato per la prima volta lo sguardo al cielo, l'origine della Luna è stata un mistero. Negli anni 70, il planetologo Bill Hartman ha proposto una delle teorie scientifiche più rivoluzionarie dei nostri tempi. Guardo la Luna continuamente e penso alle sue fasi. Quando ero un bambino avevo un telescopio e mi divertivo molto ad osservarla. Mi appassionavo perché potevo vedere i crateri, le montagne e tutto il resto. Il telescopio dell'osservatorio McDonald in Texas ha scrutato la Luna per più di 40 anni. Eccola che arriva. Vuoi puntare su qualche cratere? Sì, grazie. Negli anni 60, come ogni altro studioso del sistema solare, Bill sperava che la missione Apollo potesse svelare il mistero sull'origine della Luna. Uno degli obiettivi era di andare sulla Luna per trovare rocce risalenti a 4 miliardi e mezzo di anni fa, che ci avrebbero rivelato ogni cosa riguardo l'origine del nostro satellite. Gli astronauti dell'Apollo erano istruiti per raccogliere campioni di roccia dagli altipiani lunari. Guarda questa. È abbastanza grande, vero? Questa linea? Sì, quella, proprio lì. Dopo che le rocce furono portate sulla Terra, gli scienziati calcolarono la loro età usando la datazione radioattiva. I risultati furono sorprendenti. La Luna risultava più giovane dell'età stimata della Terra. Ma c'erano anche altre rivelazioni. La sorpresa più grande fu che gli esemplari provenienti dalla Luna avevano la stessa composizione chimica della Terra ed erano diversi da qualsiasi altro esemplare che proveniva dal Sistema Solare. Questo consentì di avanzare l'ipotesi che la Luna si fosse formata con gli stessi elementi di base della Terra.
Ma c'era un altro strano fenomeno da chiarire. Le rocce lunari contenevano pochissimo ferro. In un momento di ispirazione, Bill formulò una teoria piuttosto controversa. La Luna doveva essere scaturita dagli strati più superficiali della Terra. Ci convincemmo di questa semplice idea. Forse, mentre il nostro pianeta si stava formando da qualche parte lì vicino, alla stessa distanza dal Sole c'era un altro corpo fatto dello stesso materiale che era riuscito a raggiungere dimensioni notevoli prima di scontrarsi con la Terra. La teoria di Bill era rivoluzionaria. Proponeva che 50.000 anni dopo la formazione del nostro pianeta ci fosse un secondo planetesimale ancora in libertà. Questo enorme ammasso di rocce, grande circa quanto Marte, entrò in rotta di collisione con la Terra. Nel nostro conteggio di 24 ore ci stiamo avvicinando ai 16 minuti dopo l'ora zero, ma la Luna non è ancora nel cielo. Non potremmo mai conoscere la catena di eventi che generò la Luna, ma Bill Hartman sostiene che essa nacque quando il planetesimale precipitò sul nostro giovane pianeta, impattando su una superficie di migliaia di chilometri. Il calore generato dall'impatto fuse il planetesimale con gli strati più esterni della Terra. Insieme si unirono per dare origine a un nuovo pianeta, una Terra ancor più grande. Enormi quantità di roccia fusa furono proiettate in orbita. In poche migliaia di anni, i detriti si amalgamarono e formarono la nostra Luna. Quando Bill formulò questa teoria nel 1974, pochi scienziati gli diedero credito. Abbiamo imparato che i processi geologici richiedono molto tempo. Le erosioni avvengono lentamente, un granello di sabbia per volta. L'obiezione che tutti ci rivolgevano era: non possiamo prendere in considerazione questa ipotesi fino a quando non abbiamo scartato tutte le altre. Dovettero passare altri 10 anni prima che la teoria di Bill fosse presa in considerazione seriamente. Ci vollero centinaia di simulazioni al computer per dimostrare che la Luna poteva essersi formata da frammenti espulsi dalla Terra. Oggi, la successione degli eventi teorizzata da Bill è considerata la più probabile. È stato un lungo e lento processo. Fu molto gratificante vedere come una piccola idea che avevi in mente da tanto tempo fosse diventata la teoria dominante. Sono passati 16 minuti dall'ora zero ed ecco che è apparsa la Luna. La Luna era molto più vicina alla Terra di quanto lo sia oggi e appariva 15 volte più grande. Come conseguenza dell'imponente collisione, la Terra iniziò a ruotare 5 volte più velocemente di quanto accade oggi. Un giorno durava soltanto 5 ore. La vicinanza della Luna esercitava un'enorme attrazione gravitazionale, generando deformazioni della superficie terrestre, in alcuni casi stimate nell'ordine di alcune decine di metri. Questo fenomeno generava una resistenza alla rotazione terrestre, riducendone progressivamente la velocità, con conseguente allontanamento dell'orbita lunare. Allontanamento che continua a verificarsi ancora oggi. L'idea di riuscire a misurare l'allontanamento della Luna dalla Terra è sempre stata una sfida. Così, quando gli astronauti andarono sulla Luna, installarono uno speciale dispositivo, un riflettore laser, che potesse far rimbalzare un raggio di luce e proiettarlo nella direzione dalla quale era venuto.
Nel frattempo, gli astronomi dell'osservatorio McDonald installarono un laser abbastanza potente e preciso da colpire il riflettore posizionato sulla Luna. Nel 1969 gli scienziati fecero le loro prime misurazioni, calcolando il tempo impiegato dal raggio laser per raggiungere la Luna, colpire lo specchio e rimbalzare sulla Terra. Un viaggio di circa 2 secondi e mezzo. Facendo questi rilevamenti, possiamo affermare che la Luna si sta lentamente allontanando. Non solo riusciamo ad avere informazioni precise sulla sua orbita, ma possiamo anche osservarne i cambiamenti. Le più recenti misurazioni fornite dal laser hanno confermato che attualmente la Luna si trova a 384.467 km dalla Terra e si allontana ogni anno di 6,2 centimetri. La gigantesca collisione che ha dato origine alla Luna ha inoltre portato l'inclinazione del nostro pianeta a un angolo di 23 gradi. Senza l'influenza stabilizzatrice della Luna, la Terra oscillerebbe intorno al suo asse, dando luogo a continue variazioni climatiche che renderebbero l'esistenza impossibile a chiunque, tranne che alle forme più primitive di vita. Fino a pochi anni fa, gli scienziati ritenevano che ci sarebbe voluto almeno 1 miliardo di anni dopo la formazione della Luna perché il nostro pianeta si raffreddasse e il vapore si condensasse in acqua. Ma nuove e sorprendenti osservazioni su antiche rocce australiane hanno modificato la scala dei tempi. Queste rocce dell'Australia occidentale appartengono ad una porzione di superficie terrestre tra le più antiche. Sono sopravvissute all'infinita successione di sconvolgimenti che si sono verificati sulla crosta terrestre dalla comparsa del pianeta. Qui i geologi hanno scoperto, nascosti nelle rocce, piccoli cristalli di zircone, il più antico materiale originario mai trovato fino ad oggi. Quando il geologo Simon Wild ha estratto i cristalli, ha scoperto qualcosa di straordinario riguardo allo sviluppo della Terra. Osservando nelle caratteristiche la composizione chimica, scopriamo che sono la conseguenza di uno sviluppo in una porzione di crosta continentale. Per la prima volta possiamo risalire alla storia della Terra fino a 4,4 miliardi di anni fa. La scoperta di Simon rivela che il nostro pianeta deve essersi ripreso rapidamente dopo il trauma subito dalla formazione della Luna. L'età degli zirconi dimostra che la Terra si era già raffreddata quando al nostro orologio mancavano 12 minuti all'una del mattino. Questi piccoli cristalli sono gli ultimi frammenti risalenti alla prima ora di vita del pianeta. Ma gli zirconi custodiscono un segreto ancora più grande. Il geologo americano Stephen Mogisis ha condotto una sua personale ricerca chimica su questi piccoli cristalli. Ha scoperto un fatto ancora più sorprendente riguardo le condizioni della Terra ai suoi primordi. La crosta terrestre può essere paragonata ad un tappeto di una vecchia casa. In centinaia di anni, le persone, calpestandolo, l'hanno progressivamente consumato fino a lasciarne solo pochi fili. Allo stesso modo, della crosta terrestre dell'era primordiale rimangono solo i minuscoli minerali che abbiamo ritrovato a Jack Hills, nell'Australia occidentale. I cristalli di zircone sono costituiti da una combinazione di zirconio, silicio e ossigeno. Sono duri quasi come diamanti e possono sopravvivere a ogni sconvolgimento della crosta terrestre. I cristalli sono delle dimensioni di un granello di polline. Stephen ha dovuto polverizzare decine di chili di roccia per recuperarne poche dozzine di frammenti.
ha posizionato gli zirconi più antichi in una microsonda a ioni per analizzare la composizione chimica degli atomi di ossigeno presenti nei cristalli. Nel gennaio del 2001, Stephen annunciò al mondo una scoperta rivoluzionaria. I cristalli di zircone più antichi contenevano un tipo di ossigeno chiamato ossigeno 18. L'ossigeno 18 può essere presente solo se i cristalli si sono formati in presenza di grandi quantità di acqua. In passato, i geologi ritenevano che grandi quantità di acqua fossero apparse sulla Terra solo 1 miliardo di anni dopo la sua formazione. Viceversa, l'ossigeno 18 rivela che l'acqua era presente sulla superficie terrestre molto tempo prima, circa 200 milioni di anni dopo la sua nascita, ovvero all'1:10 del mattino sul nostro orologio. Non solo si era già formata la crosta, cosa che fu una sorpresa per la maggior parte di noi, ma l'osservazione di questi zirconi suggerisce che ci fosse un'interazione tra la crosta terrestre e l'acqua, che si presentava già allo stato liquido. La crosta doveva essere abbastanza fredda perché l'acqua potesse condensarsi in laghi o addirittura in oceani. 200 milioni di anni dopo la formazione del pianeta, possiamo immaginare uno scenario fatto di isole e piccoli continenti, bagnati da un oceano primitivo, in cui questi zirconi hanno avuto la possibilità di formarsi. La presenza dell'acqua sarebbe stata una condizione essenziale per dare origine alla vita. Nessun organismo vivente può esistere senza acqua. Ma rimane un grosso mistero da risolvere. Da dove provenivano questi enormi volumi d'acqua che formarono i nostri oceani? Le prime attività vulcaniche potrebbero aver introdotto nell'atmosfera grandi quantità di vapore. Ma alcuni scienziati ritengono che non sarebbe bastato il tempo per far sì che gli oceani si formassero in questo modo. La loro teoria alternativa sostiene che la maggior parte dell'acqua dei nostri oceani potrebbe essere arrivata dallo spazio. Nella nostra storia della Terra in 24 ore mancano pochi istanti a 1 del mattino. La crosta si è raffreddata e gli oceani si sono stabilizzati sulla superficie. Una fonte possibile degli enormi volumi d'acqua presenti sul nostro pianeta potrebbero essere state le comete. Le tracce delle antiche collisioni sono impossibili da trovare. La superficie originaria del nostro pianeta è stata lungamente erosa e devastata. Il planetologo Bill Hartman ha così cercato informazioni sui primordi della Terra dal corpo celeste a noi più vicino, la Luna. Essa, infatti, rivela una grande quantità di crateri causati da asteroidi e comete. Ciascuno di questi crateri corrisponde all'impatto di una meteorite. È incredibile. Qui vediamo alcune fratture, un cratere più grande e altri più piccoli. La Luna è segnata da crateri che in certi casi hanno un diametro di centinaia di chilometri. Durante i primi 600 milioni di anni, la Luna è stata bombardata da grandi quantità di detriti. I planetologi hanno calcolato che la sua superficie è stata colpita da oltre 1 milione di corpi di grosse proporzioni. La Terra, invece, per le sue maggiori dimensioni e la conseguente forza gravitazionale, dovrebbe averne attirati di più, probabilmente fino a 14 milioni. Tutti abbiamo sentito parlare del grande impatto che 65 milioni di anni fa ha causato l'estinzione dei dinosauri. Collisioni del genere potevano verificarsi almeno una volta al mese e questa tremenda pioggia di detriti si è protratta per diverse centinaia di milioni di anni. Le comete contengono polvere e vapore acqueo ghiacciato derivanti dalla nascita del Sistema Solare.
sono come gigantesche palle di neve sporca, la cui massa è costituita per metà di acqua. Michael Mamma, uno dei più grandi esperti in comete della NASA, crede che esse possano essere state la fonte d'acqua dei nostri oceani. È possibile che l'acqua sia stata trasportata sulla Terra direttamente da corpi provenienti dallo spazio, specialmente dalle comete, che ne sono particolarmente ricche. Se ne può avere una dimostrazione misurando la composizione dell'acqua presente nelle comete e confrontandola con quella dei nostri oceani. Negli ultimi 20 anni, solo 4 comete ci sono passate sufficientemente vicine affinché gli scienziati potessero studiarle, come Hale-Bopp nel 1987. Una cometa come Hale-Bopp potrebbe portare circa il 10% dell'acqua necessaria a colmare uno dei grandi laghi nordamericani, una quantità enorme. Naturalmente gli oceani sono molto più grandi e quindi sono necessarie molte comete per riempirli. Ma ce n'erano così tante agli albori del Sistema Solare che abbiamo ragione di credere che essi abbiano portato l'acqua sulla Terra. La teoria di Mamma sostiene che gli impatti avrebbero causato l'evaporazione del ghiaccio delle comete, generando dense nuvole su vaste aree del pianeta. Queste nubi estremamente cariche avrebbero a loro volta provocato un diluvio di piogge acide calde che durò per milioni di anni. Inizialmente, l'acqua avrebbe dato origine alla formazione di fiumi e laghi, fino a sommergere col tempo la maggior parte del globo. Ma la teoria di Michael Mamma presenta un problema. Gli oceani della Terra contengono una miscela di acqua normale, H2O, e un piccolo quantitativo di acqua deuterata, HDO, conosciuta come acqua pesante. Nelle comete analizzate finora, la proporzione di questi due tipi di acqua non corrisponde a quella che compone i nostri oceani. Contengono due volte la quantità di acqua pesante che si trova nei nostri mari, quindi in teoria non possono essere state loro ad avere creato gli oceani sulla Terra. Ma Michael non si è ancora arreso. È possibile che abbia studiato il tipo sbagliato di cometa. Quelle che aveva analizzato avevano avuto origine ai confini del Sistema Solare, mentre ciò che desiderava studiare era l'acqua delle comete che si erano formate più vicine al Sole. Qui le temperature erano più elevate e la percentuale di acqua pesante al loro interno era inferiore. La speranza di Michael è che una cometa di questo tipo passi vicino alla Terra. La cometa Linear è una di queste. Se la sua composizione chimica è diversa e se la proporzione tra acqua pesante e acqua leggera è simile a quella terrestre, allora potrebbe essere la prova che furono le comete a trasportare acqua sulla Terra. Analizzare questo tipo di comete ad una tale distanza rappresenta l'avanguardia dell'astronomia. È un esperimento estremamente difficile che non garantisce risultati. È il momento della verità. Provo a fotografarla adesso. Non appena l'ha acquisita, vedremo un'immagine qui, su questo schermo. Eccola, va bene. Si può vedere il materiale fluttuare dall'esterno verso il nucleo. Sembra eccellente. Una volta localizzato il cuore della cometa, Michael e il suo team possono iniziare ad analizzare il tipo di acqua di cui è composta. A and B. 87 was the first one? Yeah. Okay.
Spesso la gente si chiede come posso analizzare l'acqua di un oggetto distante 160 milioni di chilometri. Ebbene, possiamo farlo grazie ad un metodo chiamato spettroscopia. È un po' come prendere delle impronte digitali. I piccoli solchi sulle dita sono diversi per ogni persona e allo stesso modo la luce prodotta da una composizione molecolare emette precise lunghezze d'onda. Ma questi nuovi metodi di ricerca sono molto complessi. Mentre gli spettrografi mostrano che LINEAR trasporta acqua in abbondanza, la cometa risulta meno brillante delle aspettative e il team non riesce ad ottenere le informazioni sull'acqua pesante. Non è luminoso come previsto, siamo un po' delusi. Le comete sono spesso variabili, sono imprevedibili. Si possono paragonare ad un gatto. Entrambi hanno la coda e entrambi fanno quello che vogliono. Michael dovrà aspettare la prossima cometa che passerà più vicina alla Terra per dimostrare la sua teoria. Fino ad allora, l'origine degli oceani continuerà ad essere un mistero. Una delle cose più importanti che uno scienziato deve tenere presente è che non deve mai innamorarsi di una sua teoria. Si tratta solo di un'idea, di un'ipotesi che si adatta alle circostanze, ma che non è ancora stata dimostrata. Perciò dobbiamo essere disposti a modificarla o addirittura ad arrenderci. Solo in questo modo impariamo qualcosa. La Terra è sopravvissuta alle sue prime catastrofi e sul nostro ipotetico orologio è passata soltanto un'ora. Il nostro giovane pianeta era ancora molto diverso da quello che conosciamo oggi. I suoi oceani erano estremamente acidi e l'atmosfera satura di gas nocivi. Può sembrare un mondo ostile, ma molti studiosi ora credono che queste siano state le condizioni ideali perché potesse generarsi la vita. In questa remota regione dell'Australia occidentale si trovano gli indizi sull'origine della vita sulla Terra. Queste singolari strutture a cupola sono costituite da un'infinità di minuscoli batteri fossili. Si tratta di organismi che hanno dominato la vita sul nostro pianeta per miliardi di anni. Arrivare in questo luogo dove gli stromatoliti sono cresciuti in totale solitudine, su questa spiaggia tranquilla e desolata, ci proietta 3,5 miliardi di anni più indietro, ai primordi della Terra. Una delle più grandi scoperte geologiche dei nostri tempi sono i fossili di stromatoliti che sono vissuti miliardi di anni fa. Ciò significa che la vita sul nostro pianeta si è evoluta molto velocemente. Questi minuscoli organismi hanno causato una radicale trasformazione del nostro pianeta e hanno generato un mondo in cui la vita ha potuto evolversi e prosperare. La Terra primordiale era un luogo estremamente ostile. Le condizioni per la nascita della vita erano proibitive. Il pianeta era avvolto da un'atmosfera sottile e turbolenta, priva di ossigeno, ed era colpito da radiazioni ultraviolette letali. Sorprendentemente, però, in un ambiente tanto ostile, scaturì la prima scintilla di vita. Ora, miliardi di anni più tardi, la Terra è brulicante di vita, popolata da un'incredibile varietà di piante e animali. Tuttavia, ancora oggi, nascosti in qualche angolo remoto del nostro pianeta, semplici forme di vita prosperano in condizioni estreme e primitive.
La microbiologa Penny Boston, con un gruppo di ricercatori, si trova nel sud del Messico per studiare come è nata la vita sulla Terra. Nascosta nei meandri di questa foresta tropicale si trova una grotta chiamata Cueva de Villa Luz. Questo luogo infernale è saturo di solfuro di idrogeno, un gas che abbondava agli albori del nostro pianeta. I siti primordiali come Cueva de Villa Luz sono autentiche reliquie. Presentano le stesse condizioni ambientali della Terra alle sue origini. Noi speriamo che possano offrirci indizi interessanti su cui lavorare. Nei pressi della caverna si inizia ad avvertire un particolare odore, come di uova marce. Man mano che ci si avvicina, le esalazioni diventano sempre più intense. Per sopravvivere all'interno della grotta, i biologi devono indossare maschere antigas. Il solfuro di idrogeno è estremamente nocivo. Quando i livelli di acido solfidrico sono letali per l'uomo, non si avverte alcun odore. Si perde semplicemente conoscenza e si muore in poco tempo. Lo scopo della spedizione è scoprire quali forme di vita sono in grado di svilupparsi all'interno della grotta. È un luogo estremamente rischioso da esplorare. I gas di solfuro di idrogeno che scaturiscono dalle fenditure vulcaniche reagiscono con l'acqua e ricoprono le pareti della caverna con un concentrato di acido solforico. Più a lungo rimane depositato sulle pareti, più acido diventa. Alla fine, quando le gocce iniziano a staccarsi e a caderti addosso, l'ambiente è davvero saturo di acido. Lo strato viscoso sembra piuttosto spesso oggi. È molto faticoso. Nonostante indossiamo queste maschere protettive, assorbiamo grandi quantità di gas tossico attraverso la pelle e forse anche da qualche piccola fessura. Nonostante le condizioni proibitive, Penny ha scoperto che all'interno della grotta prosperano forme di vita primitive. Cueva de Villa Luz è stata soprannominata la grotta del muco proprio per le colonie di batteri monocellulari che vi abitano. Gli scienziati li chiamano mucottiti. Le mucottiti sono formazioni viscose, gocciolanti e appiccicose, simili alle stalattiti. Le abbiamo chiamate così perché sembrano filamenti di muco. Le loro caratteristiche servono a proteggerli dall'estrema acidità. Se analizziamo le gocce di queste mucottiti, scopriamo infatti che sono la parte più acida. Dunque, se questo ambiente per noi è estremamente ostile, per loro è diventato il luogo in cui prosperare. I batteri sono gli organismi più comuni e primitivi presenti sulla Terra. La loro vita è esattamente come quella delle piante e degli animali. Crescono, si adattano al loro ambiente e si riproducono. Benché le cellule dei batteri non abbiano nucleo, contengono il DNA, il codice della vita. Si riproducono semplicemente per scissione, dividendosi ognuna in due cellule identiche. In ogni mucottite ci sono centinaia di migliaia di batteri. Nei corsi d'acqua del sottosuolo, Penny ha trovato alcuni agglomerati di batteri che ha chiamato globi di muco. La grotta, infatti, ospita un'enorme varietà di colonie di batteri. Queste forme di vita primitive prosperano nei gas nocivi. Gli scienziati hanno scoperto che questi batteri ricavano la loro energia dalla conversione del solfuro di idrogeno in acido solforico.
Utilizzano l'acido solfidrico per ricavarne energia chimica. È il loro ambiente ideale. Si tratta di una scoperta recente per questo genere di organismi. Questi batteri crescono in un ambiente molto simile a quello della Terra ai suoi primordi e possono considerarsi i discendenti delle primissime forme di vita. Ma da dove venivano i primi veri batteri? Come tutte le forme di vita, i batteri si basano sulle molecole complesse di carbonio. In età primordiale, molecole di carbonio senza vita hanno miracolosamente iniziato a generare un'esatta copia di loro stesse. Come sia potuto accadere che queste molecole si replicassero e si evolvessero nelle prime cellule viventi, rimane forse il più grande mistero di tutta la scienza. Quello che gli scienziati hanno scoperto è che la vita scaturì sulla Terra poco dopo la sua nascita, molto prima di quanto avessero mai creduto. Dal momento in cui nacque, il nostro pianeta fu bersagliato da giganteschi asteroidi e comete. Nel nostro ipotetico orologio, il periodo di bombardamento più violento iniziò all'ora zero e si concluse intorno alle 3:30 del mattino. Fino a poco tempo fa, gli scienziati pensavano che la vita sulla Terra fosse iniziata diverse centinaia di milioni di anni dopo questo violento attacco. Ora, invece, ritengono che la vita iniziò proprio durante questo grande bombardamento. Hanno scoperto, infatti, che prosperava già sul pianeta quando mancavano solo 3 minuti alle 4. Le prove di questa prima manifestazione della vita ci sono giunte da un team di geologi impegnati nello studio di alcune tra le più antiche rocce terrestri. Nelle remote regioni del nord-ovest della Groenlandia, il geologo Stephen Mogisis si è dedicato alla ricerca delle tracce di vita più remote nella storia del nostro pianeta. La geologia della Groenlandia è unica. Racchiude le testimonianze di alcuni dei primi processi geologici terrestri di cui siamo a conoscenza. Si pensa che le rocce stesse abbiano un'età compresa tra i 3,7 e i 3,9 miliardi di anni. Queste rocce hanno sopportato i più tremendi sconvolgimenti. È dunque probabile che tutti i fossili siano andati distrutti. Per questo, Stephen è costretto a cercare tracce di vita molto meno evidenti. In un certo periodo possono essere esistiti dei piccoli fossili, dei microfossili, ma le estreme condizioni di calore e di pressione che dovettero sopportare queste rocce potrebbero averli disaggregati e distrutti. Dunque, quello che può essere rimasto da allora sono le tracce chimiche di antichi batteri o microbi. Tutti gli esseri viventi, quando si tratta di assorbire il carbonio intorno a loro, prediligono il carbonio 12. Stephen capì che avrebbe potuto sfruttare questo importante indizio per individuare tracce di vita primordiale. Usando una microsonda a ioni molto potente, Stephen scoprì che le rocce della Groenlandia contenevano una quantità di carbonio 12 più alta del previsto. Un segnale certo della presenza della vita al tempo in cui queste rocce si depositarono, quasi 4 miliardi di anni fa. Si tratta della più antica testimonianza mai riscontrata. Fu una sorpresa per tutti noi trovare tracce di vita primordiale in quelle rocce. Avevamo solo ipotizzato che quello fosse il luogo giusto per le nostre ricerche, ma non eravamo sicuri di trovare qualcosa. Questi campioni costituiscono la prima prova diretta dell'esistenza di una biosfera sul nostro pianeta.
Ma se la vita scaturì così presto nella storia della Terra, da dove provenivano le sue particelle elementari? Poco dopo la sua nascita, il nostro pianeta era entrato in collisione con un gigantesco corpo celeste. I suoi strati più esterni si erano vaporizzati, dando origine alla Luna. Tutti i composti del carbonio che esistevano sulla Terra furono distrutti da quel devastante impatto. Una teoria che si sta rapidamente affermando spiega da dove venivano le prime complesse molecole a base di carbonio, suggerendo l'idea che ci siano state consegnate già pronte direttamente dallo spazio. Lo spazio, in realtà, non è molto distante. È solo a circa 20 km sopra di noi, che è davvero molto poco se si pensa alla sua vastità. Gli astronomi hanno sempre considerato lo spazio come vuoto assoluto, ma l'astrobiologo Don Brownlee è riuscito a dimostrare che le particelle elementari della vita sono comuni nello spazio e precipitano regolarmente sulla Terra. Ogni anno precipitano sulla Terra circa 40.000 tonnellate di piccoli asteroidi e comete. In genere sono particelle di dimensioni inferiori ad un millimetro. Le respiriamo, le ingeriamo con il cibo, eppure sono molto difficili da rintracciare. Per essere certi di avere campioni incontaminati, infatti, è importante che le particelle vengano catturate prima che attraversino l'atmosfera terrestre. Per raccogliere solo pochi milligrammi delle migliaia di tonnellate di detriti che cadono sulla Terra, Don ha fatto volare un vecchio aereo spia, l'ER2, a circa 20.000 metri d'altezza, al confine tra l'atmosfera e lo spazio. La polvere cosmica è stata raccolta da tamponi adesivi collocati sulla parte superiore delle ali. Successivamente, i colleghi di Don Brownlee hanno diviso le particelle in minuscole sezioni per poterle analizzare. Ogni particella è 10 volte più sottile dello spessore di un capello. Don ha scoperto che queste polveri cosmiche sono ricche di molecole di carbonio. Al microscopio elettronico si possono vedere una schiera di minerali, carbonio e materiali organici che hanno 4 miliardi e mezzo di anni. Noi crediamo che questi siano i componenti elementari della vita. Nello spazio sono ancora dispersi in grande quantità ammassi di detriti originati dalla creazione del Sistema Solare. La maggior parte di essi è costituita da frammenti rocciosi che orbitano nella cintura degli asteroidi. Una prova fondamentale che gli ingredienti della vita provengono dallo spazio è costituita dalla straordinaria meteorite rinvenuta a Murchison, in Australia, nel 1969. È una miniera d'oro. Si tratta di un frammento di meteorite precipitato in Australia l'anno scorso. Negli ultimi 6 mesi è stato accuratamente analizzato e si è scoperto che contiene aminoacidi, i mattoni fondamentali della vita. Quella è stata la prima volta in cui sono stati ritrovati aminoacidi in un corpo proveniente dallo spazio. Gli aminoacidi sono costituiti da catene di atomi di carbonio. Essi formano le proteine, vitali per qualsiasi organismo vivente. Lo studioso della NASA, Michael Zolensky, ha analizzato per 20 anni la meteorite di Murchison. Egli ritiene che oggetti simili devono essere stati molto comuni nella prima parte di vita della Terra e possono aver trasportato dallo spazio sul nostro pianeta enormi quantità di aminoacidi. Le sostanze organiche presenti in queste meteoriti potrebbero aver soddisfatto il fabbisogno primordiale della Terra. Di conseguenza, tutte le sostanze organiche e il carbonio del nostro corpo, nonché del nostro cibo, sarebbero arrivate sul pianeta sotto forma di condriti carbonacee come questa.
Se le meteoriti che precipitavano sulla Terra erano sufficientemente grandi, penetravano nell'atmosfera e si schiantavano sulla superficie, frantumandosi e depositando il loro carico di microorganismi. Nelle meteoriti sono state identificate più di 70 varietà di aminoacidi e 8 di questi sono i componenti elementari delle proteine presenti nelle cellule viventi. Durante il grande bombardamento, nelle prime ore del nostro ipotetico mattino, miliardi di asteroidi e comete possono aver fecondato la Terra con il germe della vita. Le comete, inoltre, potrebbero aver trasportato quantità persino maggiori di aminoacidi rispetto alle meteoriti. Alcuni di questi corpi di polvere e ghiaccio avevano le dimensioni di montagne e un quarto della loro massa poteva contenere composti organici. Ma se una cometa gigante urtava la Terra, i composti di carbonio potevano resistere al violento impatto? That's good. Stop, stop. Jennifer Blank, una studiosa di geofisica, ha ideato un singolare esperimento per verificare se gli aminoacidi possono sopravvivere al trauma di una collisione. Usando un dispositivo simile a un'enorme pistola a gas, ha simulato la pressione e la temperatura estrema a cui è sottoposta una cometa quando si schianta sulla Terra. Volevamo verificare se queste sostanze sopravvivevano o si dissolvevano. Speravamo che qualche frammento potesse resistere e ci siamo immaginati che le parti che non sopravvivevano si dovessero rompere in componenti più piccole, ma in effetti quello che abbiamo scoperto è stato ancora più esaltante. Nell'esperimento di Jennifer, la pistola spara un proiettile a 16.000 km all'ora verso un campione di molecole organiche simili a quelle di una cometa. Questo campione consiste in una soluzione di 5 differenti aminoacidi che comprendono la glicina e la prolina, entrambe presenti in ogni cellula vivente. La miscela viene inserita in una capsula di acciaio indurito. Il colpo di pistola invia un'onda d'urto attraverso la capsula che simula le altissime temperature e pressioni dell'impatto di una cometa. È difficile immaginare la pressione che si genera in questo esperimento. Per rendere l'idea, la pressione presente in fondo agli oceani è centinaia di volte quella atmosferica, mentre quella di cui stiamo parlando è centinaia di migliaia di volte superiore. L'esperimento di Jennifer fornì la prova che le particelle elementari della vita erano arrivate dallo spazio. Usando una grande pistola a gas per simulare la colossale pressione di un impatto, Jennifer Blank ha dimostrato che le comete possono aver trasportato gli aminoacidi sulla Terra intatti. Caricare, puntare i raggi X. Le capsule di acciaio erano danneggiate, ma il loro contenuto era sopravvissuto all'impatto.
Quella che prima era una limpida soluzione di aminoacidi, ora aveva assunto un colore marrone scuro. E quando Jennifer l'ha analizzata chimicamente, ha scoperto che la materia non solo aveva resistito alla straordinaria pressione, ma si era trasformata in un nuovo composto. L'energia sprigionata dall'urto aveva fuso gli aminoacidi in peptidi, sostanze a metà strada nella costruzione delle proteine. Siamo partiti dai nostri piccoli composti e questo è un esempio di uno di essi, un semplice amminoacido. Abbiamo utilizzato l'energia associata all'impatto per costruire molecole più grandi, come questo peptide. In questo modo possiamo utilizzare una tale energia per sviluppare molecole più complesse, partendo dai più semplici componenti della vita. Questo esperimento dimostra dunque non solo che le molecole organiche possono sopravvivere ad un violento impatto, ma che l'immensa pressione generata può produrre molecole complesse, un gradino più avanti verso l'origine della vita. Come e dove le molecole di carbonio fecero scoccare la scintilla della vita rimane tuttora un mistero. Alcuni scienziati ritengono che queste prime molecole di carbonio siano penetrate nelle fenditure della crosta terrestre, dove il miracolo della vita è avvenuto al riparo dalle letali radiazioni solari. Il microbiologo James Hall, dell'Università di Princeton, in America, ha voluto verificare la teoria in una delle miniere più profonde della Terra. Grazie alle sue ricerche, ha scoperto che la vita dei microorganismi può sopravvivere molto in profondità, più di quanto si possa immaginare. In questa miniera del Sudafrica è riuscito a penetrare per più di 3 chilometri nella crosta terrestre. L'ambiente minerario ha mostrato uno scenario unico. In nessun'altra parte del mondo è possibile avere accesso ad una riserva di campioni da analizzare situati fino a 4,5 km di profondità. Ci vogliono ben 45 minuti per raggiungere il livello più basso della miniera. A questa profondità, le condizioni sono estreme per qualunque forma di vita. La temperatura della roccia è di 50 gradi e la pressione dell'aria è più del doppio di quella in superficie. A 3 chilometri di profondità, James e i suoi colleghi si trovano al massimo livello raggiungibile. Qualunque forma di vita esistente qui sotto sopravvive senza luce del sole e le uniche fonti di nutrimento sono le molecole presenti nelle rocce circostanti. I microorganismi hanno dimostrato di poter utilizzare queste molecole per procurarsi energia e sostenersi in modo indipendente dalla fotosintesi. Se riusciamo a provarlo, si tratta di un fenomeno molto interessante perché aggiunge credibilità al fatto che la vita si può originare nelle profondità della Terra. Trivellando la roccia, i minatori penetrano in antichi serbatoi d'acqua, un rifugio per i microorganismi. È come se questi organismi si fossero isolati in una piccola sacca. Grazie a questo possono fornirci informazioni su come la vita si sia potuta sviluppare in una direzione o nell'altra. Le tecniche di datazione radioattiva hanno stabilito che quest'acqua ha circa 200 milioni di anni e contiene dei microorganismi. Non abbiamo un'idea chiara di come gli organismi possano restare in vita in ambienti così estremi. Non c'è davvero nulla qui da utilizzare per riuscire a sopravvivere, e tuttavia in qualche modo ci riescono. La domanda che inevitabilmente ci si pone è: come possono farcela? Right, 3, 2, 1, go.
Per scoprire come i microorganismi riescono a sopravvivere così lontani dalla superficie terrestre, il gruppo raccoglie alcuni campioni di quest'acqua primitiva. James li porterà in laboratorio, dove i microbi verranno messi in coltura. È entusiasmante poter portare in laboratorio un microorganismo che è stato isolato per 200 milioni di anni e cercare di scoprire a cosa attinge per sopravvivere. Nel suo laboratorio improvvisato vicino alla miniera, James è riuscito a riprodurre l'ambiente sotterraneo dei microbi. 3 chilometri sotto la superficie terrestre non c'è ossigeno. Per questo ha dovuto sottrarlo dai contenitori dove avviene il test. Con l'esperimento si vuole scoprire come i microbi si procurano la loro energia. Dopo aver sterilizzato e messo al sicuro i contenitori sotto una tenda priva di ossigeno, James mescola i microbi con differenti sostanze chimiche. Abbiamo scoperto che in profondità c'è abbondanza di gas metano, etano e propano. Di conseguenza, siamo portati a pensare che i microorganismi che abbiamo ritrovato possano utilizzare proprio questi tipi di gas come alimento per sopravvivere. La disponibilità di cibo è così limitata che i batteri ricavano l'energia sufficiente per dividersi e riprodursi solo una volta ogni 1000 anni. Il DNA all'interno di questi microbi probabilmente è rimasto invariato dall'origine della vita. Se riuscissimo a coltivarli in laboratorio per studiarne il DNA, potremmo ricavare una specie di istantanea di com'erano questi microorganismi nel passato. La ricerca di James è ancora allo stadio iniziale, ma questo esperimento, unico nel suo genere, rivela che la vita potrebbe aver avuto origine nelle profondità della crosta terrestre. Durante il grande bombardamento, la crosta potrebbe non essere stata l'unico ambiente in cui la vita è riuscita a riprodursi. Un altro rifugio sicuro potevano essere gli abissi oceanici. L'attività vulcanica era decisamente più intensa di quella attuale. Le sostanze chimiche provenienti dalle profondità della Terra si riversavano negli oceani. Negli anni 70, i biologi marini individuarono bocche vulcaniche nelle profondità degli abissi. Nonostante temperature superiori ai 100 gradi, eruzioni acide e l'assenza totale di luce del sole, scoprirono con sorpresa che in quelle regioni proliferavano microorganismi primitivi. Queste minuscole forme di vita sembravano ricavare energia dai gas di solfuro di idrogeno che fuoriusciva dai crateri sottomarini. Sulla neonata Terra, i microorganismi potrebbero essere sopravvissuti in un ambiente molto simile. Se il bombardamento aveva riguardato soltanto la superficie, le colonie di sopravvissuti si sarebbero potute stabilire proprio in queste aperture idrotermali, dove trovavano l'energia sotto forma chimica, nell'acqua, nelle sostanze nutrienti, nel calore e nel cibo. È stato scoperto che gli organismi che si sono concentrati in questi luoghi ai giorni nostri sono geneticamente affini ad alcuni dei primi organismi che pensiamo esistessero sulla Terra. Nel nostro ipotetico orologio, ora sono le 5 del mattino. Il grande bombardamento è finito. La maggior parte dei detriti all'interno del sistema solare si è dissipata e gli impatti violenti sulla Terra sono sempre di meno. La vita dei microorganismi ora poteva emergere dai luoghi protetti ed iniziare a proliferare vicino alla superficie, avvantaggiandosi di una nuova e potente fonte di energia, il Sole. Questi batteri svilupparono un pigmento verde, la clorofilla, che consentiva loro di utilizzare l'energia solare attraverso la fotosintesi, convertendo l'anidride carbonica in carboidrati.
Con il raffreddarsi della Terra, questa nuova generazione di cellule iniziò a diffondersi negli oceani. Immense colonie di fanghiglia verde si diffusero ovunque, dando luogo alla più grande trasformazione nella storia del nostro pianeta. Il nostro orologio ha raggiunto le 5:45 del mattino. La Terra si era da poco ripresa dal grande bombardamento e le prime forme di vita stavano velocemente colonizzando i giovani oceani. La migliore testimonianza di come la vita primitiva doveva apparire è stata scoperta in uno degli angoli più remoti del nostro pianeta. Queste rocce sono rimaste inalterate per 3 miliardi e mezzo di anni. Qui è possibile camminare sulla superficie della Terra primordiale. Martin van Kranendonk trascorre diversi mesi all'anno in questo luogo desertico per studiarne gli affioramenti e realizzare una mappa per l'Istituto di Ricerca Geologica dell'Australia Occidentale. Nascosta tra queste rocce c'è una delle più grandi scoperte geologiche di tutti i tempi. Questi sono i più antichi fossili al mondo. Hanno circa 3 miliardi e mezzo di anni e sono composti da stromatoliti. In questo affioramento possiamo vedere due differenti strutture che queste creature hanno formato. La prima è rappresentata da queste tracce scure, dalle trame irregolari. La seconda è costituita da piccole volte che formano queste strutture ondeggianti. L'unico modo in cui possono essersi formate è attraverso lo sviluppo di microorganismi. Questi stromatoliti fossilizzati furono costruiti da antiche colonie di batteri. Nelle vicinanze ci sono solchi ondulati. Questo fa pensare che i batteri siano cresciuti in acque poco profonde. Qui si può vedere una doppia diramazione che abbiamo soprannominato le orecchie di topolino. Non riusciamo ad immaginare nulla che l'abbia generata, se non qualcosa che stesse crescendo sul fondale dell'oceano. A soli 800 chilometri da questi resti fossili, oggi si possono trovare, vivi, gli stessi organismi. Questi recenti stromatoliti si stanno sviluppando lungo le coste dell'Australia occidentale, nei bassi fondali di Shark Bay. È un rifugio sicuro per gli stromatoliti. L'acqua di questo mare è doppiamente salata rispetto al normale, cosa che scoraggia i predatori che si nutrono di batteri. Questi grossi stromatoliti sono formati principalmente da un corpo di roccia nella zona inferiore. L'unica parte vivente di queste strutture è un sottile strato superficiale di batteri microscopici di colore verde-blu chiamati cianobatteri. I cianobatteri, chiamati così per il colore delle loro cellule, usano la fotosintesi per ricavare energia dal sole. Essi secernono un rivestimento colloso per proteggersi dalle radiazioni ultraviolette. Quando minuscole particelle di polvere e sedimenti si depositano sulle cellule, i batteri migrano verso la superficie per catturare meglio la luce. Gli strati di sedimenti crescono di circa mezzo millimetro all'anno e dopo migliaia di anni creano queste strutture a forma di cupola. La cosa sorprendente di questi stromatoliti è che i microorganismi che li hanno realizzati sono piccolissimi. Le strutture che vediamo qui intorno sono enormi se paragonate ad essi. È come se gli uomini costruissero grattacieli alti 100 km e larghi 70. Sono architetture imponenti per le dimensioni degli organismi che le hanno create. Nelle rocce sono stati trovati fossili di stromatoliti di diversa forma e dimensione. Il che fa ritenere che già 3,46 miliardi di anni fa gli stromatoliti fossero vissuti abbastanza a lungo da svilupparsi in differenti colonie di batteri.
Osserviamo una sezione trasversale sulla cima di questi coni. I singoli anelli sono gli strati che si sono depositati anno dopo anno, e il fatto che abbiano diverse dimensioni su un unico livello di stratificazione ci dice che si stava sviluppando una colonia di microorganismi presenti in diverse varietà, il che significa che la vita sul nostro pianeta si è evoluta e differenziata presto e molto velocemente. Sono soltanto le 5:45 del mattino e la svolta più significativa del nostro pianeta sta per iniziare. Gli stromatoliti si erano diffusi sull'intero pianeta. Per ricavare l'energia necessaria, assorbivano la luce del sole e l'anidride carbonica dall'atmosfera, producendo grandi quantità di un gas che avrebbe trasformato il pianeta, l'ossigeno. All'inizio, tutto l'ossigeno veniva assorbito dagli oceani. Vulcani sottomarini eruttavano ferro sotto forma di lava. Il ferro si dissolveva nell'acqua e reagiva chimicamente con l'ossigeno. Piccole particelle di ossido di ferro si depositavano sui fondali marini. Durante i successivi 700 milioni di anni, la Terra si arrugginì letteralmente. Tutto il ferro si ossidò e diede vita, strato dopo strato, a quelli che sarebbero diventati i depositi più importanti del pianeta, le miniere di ferro. In Australia si trova una delle più grandi miniere di ferro al mondo. Questo minerale si era depositato in origine sul fondale di un antico oceano. In questo luogo vengono estratte 500.000 di tonnellate di minerale di ferro ogni settimana. Migliaia di questi antichi strati di minerale si trovano nelle gole del Parco Nazionale di Karagini, a soli 50 km dalla miniera. La produzione di ossigeno da parte dei cianobatteri variava con il mutare delle temperature durante le stagioni. A seconda del periodo dell'anno, venivano depositate differenti quantità di ossido di ferro, creando così degli strati distinti nella roccia. Fu un fenomeno globale. Grandi quantità di minerale di ferro si accumularono in depositi simili in tutto il mondo. Nel nostro orologio ci sono volute più di 7 ore perché tutto il ferro venisse sottratto agli oceani, circa fino all'1 del pomeriggio. Quando non ci fu più ferro con cui reagire, l'ossigeno in eccesso prodotto dagli stromatoliti iniziò ad accumularsi nell'atmosfera. Lentamente ma inesorabilmente, a partire dalle 13 e per le 8 ore successive, il pianeta si trasformò. I microorganismi innalzarono il livello di ossigeno da meno dell'1% fino all'attuale 21%. L'orologio segna ora le 21. Senza i cianobatteri non ci sarebbe stato ossigeno e la Terra sarebbe ancora oggi oppressa da gas nocivi. Non ci sarebbero piante né animali e l'uomo non si sarebbe mai evoluto. Sono stati gli esseri viventi a sviluppare le condizioni ambientali che conosciamo, che ci permettono di respirare e di vivere sulla superficie terrestre e che consentono ad organismi complessi come l'essere umano di esercitare le sue attività ad un ritmo molto elevato. L'ossigeno ci ha anche aiutato a proteggere la vita dalle radiazioni ultraviolette del sole.
Molecole di ossigeno, infatti, hanno iniziato a reagire ai livelli più elevati dell'atmosfera, creando uno strato di ozono. Una delle caratteristiche dell'ozono è quella di essere un vero e proprio schermo, una specie di ombrello per la nostra pelle che ci protegge dalle radiazioni dannose. Grazie alla protezione dello strato di ozono, la vita finalmente si è potuta sviluppare, dando origine ad organismi più complessi. Le ultime 3 ore del nostro ipotetico giorno furono sufficienti perché tutte le altre forme di vita del nostro pianeta si evolvessero. La prima forma di vita pluricellulare si manifestò 6 minuti dopo le 9 di sera. Il primo pesce alle 21:22. Gli insetti alle 21:40. I rettili alle 22:20. Tra le 10 e le 11 della sera, i dinosauri vagavano per il pianeta. I primati apparvero 20 minuti prima della mezzanotte. E a 30 secondi dal compimento delle 24 ore, fecero la loro apparizione i primi esseri umani. A dominare la Terra per oltre 3 miliardi di anni, i 2/3 della sua vita, sono stati dei minuscoli microorganismi. Soltanto nell'ultima frazione di storia del pianeta si sono manifestate sulla superficie forme di vita visibili ad occhio nudo. Per la maggior parte della sua storia precedente, la vita sulla Terra è stata fondamentalmente invisibile. Per oltre 2 miliardi di anni, l'ossigeno che queste piccole creature produssero fu sufficiente per cambiare l'atmosfera del pianeta. La vita pluricellulare che ci è così familiare, animali, piante e il loro ambiente, fu resa possibile dal lento e laborioso lavoro dei batteri che riempirono d'ossigeno l'atmosfera. Questi piccoli organismi hanno trasformato il volto di un intero pianeta. Senza di loro, la vita che noi conosciamo sarebbe stata impossibile.